Che nella vita non le voglio più dimenticare, perché la prima cosa in tutte le cose che uno fa non si dimentica mai. Questa giornata potrò anche in seguito vincere la Champions, perché sicuramente con la Ternana vinceremo anche la Champions, però questa emozione è rimasta sempre. È la vittoria della gente, è la vittoria del nostro pubblico, perché ci incoraggiano, non sento mai un fischio quando sbagliano i ragazzi, sono comprensivi, e questo è l'atteggiamento che voglio dai miei tifosi. Poi, se vogliamo contestare, venite nell'allenamento, venite a parlare, noi siamo a disposizione. Però durante la gara voglio questo atteggiamento, perché lo sentono anche gli avversari, erano intimoriti, anche gli avversari non stavano perdendo 1-0, neanche ci venivano a pressare. Questo grazie veramente all'incitamento, e questa maglia in onore a loro. L'ho indossata, visto che da giocatore non l'ho potuto indossare, oggi l'ho rubata al primo dentro, non so neanche di chi, di Capitani. Ho preso la maglia e me la sono messa, ma è in onore proprio di questi favolosi colori. Mister, adesso perché poi devo ricordiamolo fare, in conferenza, devo no? fare una dedica, che dopo quasi 40 anni, sì, l'ultima partita che poi da mia madre e mio padre, e oggi senza dirmi niente sono partiti da... diciamo dal mio paese, mi hanno fatto questa sorpresa, sono commosso, è qualcosa di bello vedere i genitori, e faccio un ringraziamento a loro che mi hanno messo al mondo, ma soprattutto a tutte quelle persone che non si possono godere i genitori, e questa è una vittoria anche a tutti i papà e le mamme diciamo del mondo, perché senza di loro noi figli non potremmo fare certe cose così belle.